What a tutti ciurma e benvenuti a Raggi Green in questo nuovissimo episodio su The Devil in Me. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui per avere il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, vi richiedo veramente pochissimo e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spollicciate. Ebbene signore e signori, finalmente eccoci qua di ritorno dopo praticamente tipo un secolo dall'ultimo episodio. E quindi io vi chiedo di nuovo scusa ragazzi per tutta questa lunga attesa, però ovviamente immaginerete che ci sono state ragazzi le feste di mezzo e quindi diciamo che un po' tutto mi si è incasinato, un po' tutto mi si è rallentato e quindi mi sono detta preferisco comunque aspettare che le feste finiscano per poter riprendere ovviamente in maniera regolare la pubblicazione. Per cui eccoci qua. Dopo ragazzi che l'ultimo paio di volte che abbiamo giocato a questo gioco sono rimasta un pochettino perplessa dalle cose che sono accadute, perché mi sono morti due personaggi, perché l'ultima volta ragazzi le reazioni dei nostri appunto protagonisti mi sono sembrate veramente poco verosimili, diciamo così, e quindi ora come ora la situazione direi che è abbastanza incasinata, perché tutti quanti quelli che ci sono rimasti a quanto pare sono stati ragazzi divisi appunto dal nostro caro ospite. Per cui eccoci qua, ci eravamo lasciati esattamente qui nei panni di Mike, in questo semi interrato. Siamo praticamente caduti giù da una tubatura dopo insomma che era stata aperta una botola sotto i suoi piedi, per cui questo sinceramente non oso immaginare cosa sia, perché sembrerebbe, oddio, non lo so, potrebbe essere semplicemente acqua che un po' bolle o potrebbe essere semplicemente un acido incredibilmente corrosivo che te scioglie soltanto a guardarlo, soltanto ad annusarlo. Per cui guardiamoci un pochettino intorno. Il nostro obiettivo attualmente è quello di trovare una via d'uscita, anche se sinceramente parlando la vedo un po' dura. Ragazzi, qua per terra cosa abbiamo? Un obolo, perfetto. E questo qua vale esattamente quanto? Perfetto, vale 10, fantastico. Vorrei poter dire che mi sento felice di raccogliere queste cose, ma effettivamente non ci fa tanta differenza, vero? Ok, abbiamo il flash, stavo un attimo guardando cosa sono gli strumenti a nostra disposizione. Non so quanto possano poi risultare utili effettivamente in questa situazione. Davvero la vedo triste, la vedo... Dove mi nascondo? Scusate, no, siamo seri? Siamo davvero seri, signori? Mi hanno detto di nascondermi e avrei dovuto farlo nel giro tipo di 3 secondi, cosa che non mi è stata possibile anche perché non avevo trovato luoghi in cui potermi occultare. Ragazzi, pure queste cose veramente sembrano un po' campate in aria, un po' campate in aria, te fanno venire il panico. Oddio, nasconditi, però dopo 3 secondi già sei stato preso, sei stato beccato. Sei stato beccato, 1, 2, 3 stella e così ha funzionato. Va bene, fantastico ragazzi, quindi sono riuscita a fallire anche in questo, anche se sinceramente non mi sento poi tanto responsabile, perché mi sembra che le cose siano state fatte un po' con i piedi anche in certe altre situazioni ragazzi, tipo quella. Mike quindi è stato catturato, sei stato catturato Mike, sei stato eliminato. E quindi vediamo un pochettino quali possibilità avremo con lei. Anche se veramente ragazzi, come dicevo un attimo fa prima che Mike fosse preso. Oh! Ehi, non sono una cazzo di cavia per i tuoi esperimenti! Oh, lo siete tutti, cara, da quando siete arrivati qui, se non ve ne foste accorti. Ah, no, non se ne sono accorti, ovviamente. Ed è andato tutto a puttana, è stato un inferno per voi, davvero, per noi. Ecco, cerca un modo per superare sto cazzo del muro. Apriamo la porta, ditemi che è chiusa, no. Però è dannatamente schifosamente buio, per cui usiamo la cara torcia che abbiamo. E qui, oddio. Ah, ok, dobbiamo selezionare il multimetro e va bene. E adesso aprirli nell'ordine corretto. Direi che è bello incasinato, signori miei. Parecchio incasinato, ragazzi.
E che non so che ordine seguire. Allora, questo è l'unico a cui non arrivano frecce, quindi probabilmente è il primo. Vediamo un po', se sono riuscita a sciogliere questa matassa. Poi di qua, poi di qua e poi di qua. Ce l'abbiamo? Dai, dai. Wow. Nessuno può fermarci, ragazzi, tranne un pazzoide che ci sta chiudendo irrimediabilmente le strade. Sì, molto bene. Ma molto bene un cazzo. Ah, ok, sì, vabbè, si è aperto giusto uno spiraglietto. Meno male che non siamo troppo in carne, perché sennò sarebbe stato un problema anche passare da questo spiraglio. Quindi continuo ad essere abbastanza preoccupata, ma nel frattempo anche perplessa, signori, perché queste varie situazioni mi lasciano appunto un po' perplessa. Continuerò a ripeterlo, penso, ragazzi, fino alla fine del gioco. Allora, qua c'è una porta aperta, c'è una luce rossa. Solitamente le luci rosse non sono cose hard. Nei giochi horror significa veramente merda. Che cazzo? Infatti, significa davvero merda, guarda. Il quaderno non è esaminabile. Qua invece cosa abbiamo? Un set da tè. Ah no, che set da tè? Cioè, abbiamo un oboletto che vale anche questo. Ok, 5. D'accordo. Allora, c'è una luce rossa proveniente da questo specchio. Avevamo visto, ragazzi, che all'inizio, appunto, nella stanza di Jamie c'era il tipo dietro lo specchio. Quindi era lì che ci spiava proprio spudoratamente. Spiava i fatti nostri zozzi. Oh. Cosa abbiamo? Ah. Ok. Abbiamo questo. Incredibilmente, inspiegabilmente, per poter aprire questa porta segreta. Oh, ma che cavolo! Che ci condurrà a... Oh! Davvero meraviglioso. Ok, c'è di tutto qua dietro, davvero di tutto. Vediamo un po'. Gesù! Telecamere ovunque. Sì, ha ripreso tutto, va bene, ha ripreso davvero tutto. E adesso, insomma, questa scena purtroppo l'abbiamo già guardata. Cioè, purtroppo l'abbiamo già vissuta, ovviamente. Quindi ha guardato anche loro due che facevano un pochettino le sozzate. Ok, cioè, c'è qualcosa che dovremmo guardare di tanto interessante. Parrebbe di no. E di qua invece cosa c'è? Ecco, perfetto. Una delle premonizioni. Oddio. Bene, questo è uno dei modi orribili in cui la nostra cara eroina potrebbe morire. Fantastico, schiacciata. Le cose belle. Ok, questo è lo specchio in un'altra camera, è evidente. D'accordo, non penso ci interesserà entrare anche in questa camera. Per cui mi sa che ci toccherà venire di qua. Oddio. Oh shit. Quello è un cadavere. Oddio, sì, è proprio un cadavere. Ah! Soreta, pezzo di merda. Cristo. Bello, è qui da un bel po', direi. Vuoi sapere che si provi ad essere un assassino? Segreto di registrazione di un interrogatorio condotto su Manny Sherman dall'agente speciale dell'FBI Monday. Monday ha aggredito Sherman, addirittura gli ha fatto girare le palle. No, ma mi ha saltato la registrazione, dimmi da notte, prego. Di Hector Monday Castle, Manny Sherman. Ma non l'ho ascoltata, cazzo! Cioè, raga, mi ha saltato la registrazione per leggere il rilevamento bussola! Ma che cazzo, dai! Ma pure questa è fatta coi piedi, sta cosa! Che minchia! Ah, lui non si era accorto di lei! Perché quelli sono gli specchi degli interrogatori!
Che vedi da fuori e non vedi da dentro. Merda, ci è mancato poco. Ma questa è una fregatura, ma io volevo ascoltarla alla registrazione. Ma che palle, cioè ragazzi, cioè tra l'altro per farmi aprire il menu che tu mi vuoi fare aprire. Ok, tocca che... No, al buio no. Al buio no. Posso accettare più o meno tutto, non dico tutto. Posso accettare più o meno tutto, ma il buio no, Katsus. Comunque questa, raga, è una fregatura proprio. È proprio una fregatura. Niente registrazione. Perché? Perché te mi dici di aprire il menu, però poi non mi fai sentire la registrazione. Sentite, è andata al diavolo, guarda. Ste cose fatte davvero coi piedi, ragazzi, io non le capisco. Cioè significa che non c'è stata molta accuratezza comunque nel risultato finale del gioco. Trova gli altri e supera il muro. Allora, i rumori non sono molto rassicuranti, se proprio la devo dire sinceramente. Quindi supera il muro, sta ceppa. Cosa dovrò mai fare? Allora, forse posso aprire la camera di fianco. Non lo so, ragazzi. Controlliamo un pochettino tutte le porte. Questa non posso aprirla. Questa neanche. Ah, qua per terra c'è qualcosa. Non l'avevo manco visto. Ah, c'è il libro che aveva lanciato Charlie in corridoio. Questo libro non è del tutto inutile. Beh, no. Quindi basta semplicemente passare qua in mezzo senza... sperando insomma di non essere spiaccicati praticamente. Come potrebbe ipoteticamente succedere a Jamie. Ok, reggi cara, reggi. Andiamo. Reggi, reggi. Ok, oh. Ma. Ok, cosa c'è? Chi c'è? Chi c'è? Scopri chi piange. Ma anche no, sono io che sto piangendo. Sono disperata. Sta succedendo il delirio. Non ne posso più. Sarò io a piangere, scusate. Oh Cristo di Dio, che è? Ela? Mi senti? Guarda, forse è meglio de no. Forse è meglio così. Ce la posso fare. Ah, questa è la stanza dall'altra parte dello specchio che ha guardato adesso Jamie, eh. Cosa abbiamo qua? Un foglio che dice: nel caso dovessi mancarti, Michelle, mattina scrittura 8. Ho chiesto di usare la biblioteca o la sala musica, quindi dovrei essere in una delle due. Ma cazzarola. Kate può usare la sua matita per scoprire cosa c'era sui fogli strappati. Ho capito, ma non ho finito di leggere la parte di sopra. Space Room Code 1999. Ah, aspettate ragazzi. Codice seconda stanza 1999. Posso andare fuori il giardino, il bar sembra un po' un posto per scrivere, bla bla bla. Vabbè, devo cercare di ricordarmi questo codice perché sembrerebbe essere importante a breve comunque. Qua ci abbiamo altro. Allora, quello che piange può restare lì dov'è. Perché non è che ho fatto il giro? Ah, ecco, è proprio qua che dobbiamo usare il codice. Allora, a parte il sangue un po' dappertutto e i bagagli abbandonati da non si sa quanto tempo, questo è il disegno di una bambina. Una bambina che piange, tra l'altro. Che tristezza. No, non piangere, mamma. Crying mommy. Ah, ok, è il disegno della mamma che piange. Per favore, smettila di piangere, mamma. Che tristezza. Questa stessa che sentiamo piangere adesso? Cosa dice? Segreto trovato. Articolo ritagliato da un giornale locale. Il cadavere di Manny Sherman fu trafugato dalla tomba. Ah, e chi sarà mai stato? Arkansas, questa settimana il corpo del cosiddetto mostro dell'Arkansas è stato trafugato dalla tomba da sospetti altri di cadaveri. Il famigerato serial killer, il cui vero nome era Manny Sherman, è stato giustiziato giorni fa, il suo corpo inumato in un imprecisato cimitero di Springer Bay. Un portavoce locale della polizia ha dichiarato in conferenza stampa che diamo sia opera di fanatici del serial killer, stiamo già battendo diverse piste, ritenendo plausibile il coinvolgimento di più sospetti, ma escludiamo la possibilità di un gesto individuale. Sebbene il luogo preciso della sepoltura sia sconosciuto, nei forum online di appassionati di serial killer sono circolate voci al riguardo fino al giorno dell'esecuzione di Sherman. Interpretato dalla stampa, il portavoce aggiunto è da sciocchi dichiarati ammiratori di certi assassini. Se costoro fossero correnti delle atrocità e crimini commessi, come lo siamo vedere, forse dell'ordine eviterebbero di celebrare i criminali tanto efferati. La polizia è rifiutata di confermare in media il nome del cimitero a seguito della notizia. Sì, cioè manca pure che magari altra gente ce va. Che comunque questi dicono, se fossero consapevoli dei crimini. Ma se tanta gente comunque in maniera malata idealizza certi soggetti, ragazzi, l'abbiamo visto tante volte. Quindi che cosa dite? Che cosa dite? La gente malata ci sta comunque. Ci sta comunque. È triste, ma è così. Concentrati.
Concentrati, per premere 4 bottoni, concentrati. Va bene, 1, 9, 9, 9. Ah, difficilissimo l'enigma. Scopri chi piange, Soreta, ve prego, non me fate fa ste cose. È dietro il materasso. È proprio dietro il materasso. Che palle enormi, cioè, ma perché mi dovete fare ste cose? Non è reale. Ah! Ah! Oddio! Oh, oddio! Oddio! Oh, oh! Come fa? Come un animatrone? Questa è una testa vera! Parti di cadavere sono state impiegate nella sua costruzione. Ah, ok! Con gli occhi cavati e tutto. Oh, Cristo, animatrone la signora Morello! Ah. Oddio. Oddio, qua c'era Charlie. Dove è morto Charlie? Che cazzo guardi che è morto incenerito? Oddio, è venuto comunque a controllare. Vuoi vedere la salma bruciacchiata? Non ci credo! Allora è salvo! Sti pezzi di merda mi hanno fatto credere che fosse bello che è morto. Come di regola forse sarebbe stato pure giusto, visto il calore. Ma il nostro Charlie è vivo, ragazzi! È vivo e vegeto, un po' affumicato, ma è vivo! Dai, allora è stata la scelta giusta, ma mi pareva assurdo, ragazzi, Mi sembrava assurdo. La scelta di aprire la porta era sbagliata, infatti ci avevo visto un po' lungo. Fortunatamente. Dagli Charlie, dagli tutta! Ok, 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 dai, 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 un piccolo colpo di scena, un piccolo colpo di scena, mi piace. Mi piace. Ma dove è andato il nostro ospite? Tra l'altro continuo a dire, questo qua è onnipresente, ragazzi, cioè, questo si sposta più veloce di Goku col teletrasporto. Un momento in un posto e il momento dopo in un altro. Ehi, caro amico, ti scrivo, sei qua in giro? Tra l'altro continuo a non capire, ragazzi, il povero Mike che avrebbe dovuto nascondersi. Dove di preciso non lo so, quindi è stato bello che preso, come un pollo. Io non entrerei più in camere che possono essere chiuse. Cosa abbiamo qua? C'è qualcuno? Sembrerebbe di no. Cosa guardi, Charlie? Guarda sta ceppa, no? Non guardare pure te. Non lo so, sto posto è immenso comunque. Oddio, ah, sono partite i manichini. Meno male, già mi stava più a male. Però possiamo spingerlo per ovviamente, anzi tirarlo in questo caso, per aprirci la strada. Devo prima controllare di qua? No, è chiusa. D'accordo, cucciamoci. Andiamo, va. Niente altre sorpresine della minchia, perché lui ha appena rischiato di essere incenerito, quindi è un pochettino traumatizzato, come me, dopo tutto, ovviamente. Non vedo un cazzo. Ah, lui non c'ha niente. Allora, trova una via d'uscita, trova un modo di riattivare la corrente nel laboratorio. Non vedo un cavolo, ragazzi. No, 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 ma dico serio, non abbiamo più oggetti con noi, tipo l'accendino o robe simili. Questo potrebbe essere un grosso guaio, perché qua sotto non si vede assolutamente niente. Cosa abbiamo qua? Ok, almeno qua un po' di luce. Ecco, quella dovrebbe essere la leva. Fammi salire, grazie. Perfetto, sì, dovrebbe essere proprio la leva per attivare la corrente. Tac. Non funziona. Ah. Così. Ti prego, farò quello che vuoi. Ah, è un animatrone. No, dai, ma è tutto terribile. Trova la via d'uscita. È tutto terribile, ragazzi.
Cioè, questa ha semplicemente inscenato. Semplicemente, cioè, ha inscenato. Ehi là! Cari quella miseria! Aiuto! Non sento più! Sì, è finto, è ovvio che è finto, meno male! Oddio, che cosa devo fare qua? No, non fatemi premere il bottone a caso. Ti prego! Basta, lasciali stare! Cioè, ha inscenato tutte le reali situazioni in cui ha ammazzato sta gente. Non... Li ha registrati intanto. Male a nessuno. Veramente, ragazzi, sadico. Lasciali stare. Faremo quello che vuoi. Mamma mia. Ti prego. Ti prego. Farò quello che vuoi. Terribile, terribile. Vabbè, qua non posso fare altro. Era semplicemente per riprodurre questi audio. Mamma mia. Signore, aiutaci. Unità automatica di smaltimento rifiuti. Forza di schiacciamento. Ecco, giusto di quello stavamo parlando. Di schiacciamento. Tenere distanza. Tenere su un nastro in qualsiasi momento può causare lesioni gravi. Rischio di impigliamento. Il nastro può avviarsi senza preavviso. Quindi ovviamente saggio non salire qua sopra. Però siccome noi non abbiamo altra via di uscita... Ok, una bella analisi del corpo umano. Cioè, una bella, come una bella lezioncina a scuola. E non abbiamo altra scelta, ragazzi. Ovviamente. Ne premiamo un po'. Dovremo, mi sa, stare particolarmente attenti a questo punto delle cose. Cercherò di fare attenzione, ragazzi. Perché non so... Oh. Non so in cosa stiamo incorrendo. Quindi fa attenzione Charlie per la... Per l'amore del cielo. Perché non vogliamo finire là dentro. Oh oh. Oh oh. Nasconditi. Oddio, sta attento Charlie per Dio. Sta attento Charlie per Dio. No, mo me deve venire infarto a me, già lo so. Me deve venire infarto. Oddio, dimmi che non va a finire là dentro, te prego. No, raga, non... No, 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 veramente. Allora, finire là dentro penso possa essere una delle morti più atroci che ci possano stare. Quindi ti prego di restare fermo. Ok, attenzione, momento clou. Momento importantissimo per la sua sopravvivenza. Non vogliamo farlo morire adesso, visto che è sopravvissuto all'inceneritore, vero? Assolutamente. Vai via. Vai via. E il rumore del... E il rumore del coso, vattene. Che senti? Non senti il casino che fa? Chi vuoi che ci sia? Forza. Dai, Ok, è andato via. Ok, meno male ragazzi, meno male com'è andata, perché la vedevo proprio male per Charlie. Bene, c'è una via d'uscita. Ok, fino ad ora e fino ad ora Charlie è salvo. Sala di osservazione, ma chi è? Che cosa? È Jamie? Ditemi che è lei. Non accetterò altre sorprese. Sono io, oh. Vieni. Ok, meno male. Grazie a Dio. Ok, loro due si sono riunite. E questa può essere una cosa positiva e negativa. Perché vi ricordate, ragazzi, Jamie cazzo è stata schiacciata stanza? Mentre era in sua compagnia. È un piacere anche per me, attenti. Kate.
Sei viva, bene. Okay. Hai visto Mark? No. No. Ma ho visto Dumet. È qui in giro. Già. Non è, non so manco se è proprio Dumet, cioè il vero nome. No, vabbè, regà. Serio. Non ci posso credere. Non ci posso credere che gli sono sfuggite così. Non so quanto sia possibile, Gesù, passare inosservati. Cos'è questa roba? In questo ha modo, delle telecamere, registratori, un mixer con un'infinità di microfoni. Riesce a vedere tutto. E non solo. Da qui passa ogni tipo di impianto, idraulico, elettrico, c'è tutto. Può controllare l'intero edificio. Fino a dove scende? È tutto collegato. È così che gira per la casa. Eh sì. Mamma mia, pazzesco. Veramente pazzesco. Esamina la sala di controllo. Allora cerchiamo di fare attenzione. Charlie direbbe che è una perché... psiche dissociata, che ha una maschera per addossare le sue azioni a un'altra personalità. Sarà giunto a questa teoria perché non riesce a concepire che un uomo possa arrivare a tanto. E invece può, ovviamente. Penso sia un errore crederlo pazzo. Ma pazzo in che senso, dai? Scambio di messa, una maschera personalizzata. L'ordine porta la firma di un certo Brandon Day. Brandon, ha il pieno controllo di tutte le sue azioni. Ragiona solo, certo, in modo diverso, certo, da noi. Sì, sì, e sì, non sì, è folle? Sì. No, cioè non folle in che senso? Follia e perdita di controllo. Guarda, no, questo è posto. Molto illuso. Questa è gente metodica. È lucida, non è ragazzi, folle. È questo, no, il punto, esatto. Grazie Brandon, ho dato istruzioni a chi si occuperà della lavorazione. Mettere la maschera fa parte dell'esibizione. Al massimo nasconde la sua insicurezza. Ho capito, e indossarla leggendo gli dà fiducia. Insicurezza? Tipo, scarsa autostima? Si sente a disagio alle feste? La mamma non lo coccolava? Vabbè. Gli errori dei genitori possono contribuire. Sì, soprattutto quelli dei genitori. Ma la colpa potrebbe anche essere stata del padre o di uno zio. O qualunque, sì, vabbè, figura adulta. Sì, esatto, quando lui era piccolo, lo sappiamo. Ti invieremo delle foto per tenerti non aggiornato, come promesso. Io sistemo le luci. Come precedentemente discusso, manteremo il massimo riservo su questa richiesta. Di certo corrisponde al profilo. Il prezzo è perfettamente bullizzato accettabile. Da piccolo, pieno di rabbia. Sì, sì. Da adulto può essere diventato un genio incompreso o un fallito, nient'altro. Questo scambio deve stare confidenziale. Le nostre maschere personalizzate sono... Adora la posizione di forza. Bla bla bla, vabbè, soprattutto sì, con le donne. Sì, ok, ma perché? Un sacco di gente vive queste cose, ma non uccide. Oltre alla morbosa ossessione per H.H. Chol. Polizia di Chicago, signor Mandy alla polizia, apra la porta per favore. Signor Mandy, sono l'agente Stanley della polizia di Chicago. Mi sente, signore? Agente Mandy? Cazzo! Cazzo! Oh! Centrale, agente Stanley, mi serve assistenza al civico 8 West sulla 50ª. Richiedo rinforzi! Sono nell'appartamento dell'agente Mandy. C'è un cadavere e sangue ovunque. Mi serve assistenza, credo che... Ok. Oh, cavolo. Cavolo, cavolo. Da qui cavolo, forse troveremo un'uscita. Magari aprire le saracinesche della lobby. E chi lo sa, vediamo. Ci sta seguendo fin dal nostro arrivo. Guardate, ragazzi. Mark è stato visto nello scantinato. Ah, sta segnando praticamente tutti i posti in cui si spostano. Ammazza, raga, che organizzazione. Non ci vuole. Allora, vediamo un po', ragazzi. Questa deve essere la console di controllo. Guardate. Qui è dove era Charlie un attimo fa, tra l'altro. Ma che cos'è? Il tizio che ha ucciso. Era finto? Sì, nessun custode. Ma c'era un uomo con un cappotto giallo, con le valigie. Forse era il signor Dumet. Ancora, questo signor Dumet. Vabbè, non possiamo fare nulla da qui. Provare a smanettare un pochettino non è un'opzione? Mi sa di no.
Allora, qua ci sono delle scale, ragazzi. Io direi di prendere le scale. Mamma mia, ci stanno 50 piani qua. Qua che abbiamo? Vediamo un po'. Ok. Ah, qua si continua, perfetto. Quindi... Di qui! Questa mappa ha tutti i giochetti e le pareti mobili. In questo posto è tutto finto. Controlla ogni cosa da qui, è una fabbrica di morte. Già. Già. Dovremmo usarlo contro di lui. D'accordo. Qual è il tuo piano? Eccolo qua. Ok, ecco. Lui è qui, giusto? Se noi lo attiriamo in questo corridoio e lo blocchiamo con queste due pareti mobili, non potrà più uscire. Intrappolato. Ok. Ma come lo attiriamo proprio in quel corridoio? Una di noi dovrà fare... Da esca. No, scordatelo. È troppo rischioso, Jamie. Anche lasciarlo libero. Anzi, è ancora più pericoloso. E dai. Non possiamo permetterci errori. Sarò io l'esca. Idea mia. Va bene. Però... Se vedi che si mette male, scappa via subito. Puoi contarci. Dove? Ma dai, avevo intenzione di farmi prendere. Quello mi serve, nel dubbio teniamolo. Potrebbe ma... servirmi se saltasse fuori. Tieni, prendi. Ah no, io pensavo se parlasse Se salta Jamie. Fuori, aprilo in... Mannaggia me, io pensavo stesse parlando Jamie, ragazzi. Volevo che lo tenesse lei, visto che deve andare incontro a quel matto. Vabbè. Due. Amen, ormai è fatta. Ok. Direi che basta così. Facciamolo. Segui il piano. Ovviamente. Quindi come usciamo? Il secondo piano sembra in costruzione. Ma tu sai come usare quella Preparati. Roba. Preparati. Devi essere veloce. Intrappola lui, non me. Okay. Ok. Diamoci dentro. Mamma mia, regà, che incubo però, dai. Che cacchio. Ah, allora ragazzi, allora, non so veramente che parere esprimere, perché allora il colpo di scena riguardo Charlie mi è piaciuto, perché appunto ero convinta, ragazzi, di averlo ammazzato, anche se ero rimasta molto arrabbiata perché non capivo come la soluzione della porta potesse invece salvargli la vita. Quindi comunque sono stati bravi a farci credere che comunque lui fosse morto. Quindi questo colpo di scena mi è piaciuto. Sono rimasta perplessa da Mike, ragazzi, che hanno detto nasconditi, ma poi è stato preso lo stesso. Non lo so, sono un po' dubbiosa riguardo tutto. L'idea di fondo secondo me ci sta, è buona, però ci sta comunque qualche elemento, ragazzi, che non mi convince fino in fondo. E quindi adesso questo piano qua, regà, le cose vanno sempre al 50-50, può riuscire come può non riuscire. Forse poi sono troppo stupida io a volte, ragazzi, per capire certe questioni nei dialoghi, perché per esempio adesso io volevo che lo tenesse Jamie il cacciavite, quindi pensavo stesse parlando lei, ma da brava demente non mi sono ricordata che stessimo guidando Kate, quindi quello forse è un problema mio, ma a volte non mi sembra molto chiara la questione dei dialoghi, però ripeto, quello probabilmente è un problema mio. Quindi che dire, ragazzi, curiosa di come continua? Sinceramente da un lato sì, vedremo ovviamente la prossima volta come continueranno le cose, se questo piano riuscirà o meno, se riusciremo, ragazzi, ancora una volta a salvare la vita dei nostri personaggi. Aspetto un vostro parere qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un buon a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.